stiamo assistendo ad un avvenimento epocale, la cosiddetta casta rappresentata dalla classe politica è stata scalfita dall'ingresso nelle istituzioni dei cittadini avvenuta tramite il Movimento 5 Stelle. Le nuove tecnologie hanno permesso tramite internet di togliere gradualmente il monopolio dell'informazione alla televisione e ai giornali, media politicizzati che puntano a fare propaganda per sostenere la classe politica, non detengono più il monopolio dell'informazione, tramite internet un esercito di blogger diffonde informazioni vere, corrette, e dando anche la possibilità a chiunque di intervenire integrando o correggendo, si sta formando quindi un pensiero collettivo non influenzabile dalle caste. Stiamo assistendo allo spauracchio della classe politica, la quale non rimarrà inerme dinanzi alla propria demolizione. Stanno studiando un sistema dittatoriale, un sistema per mettere al potere un garante che rappresenti tutti questi farabutti, ed il garante per eccellenza sarà Berlusconi. Berlusconi è un losco arrogante che per mezzo della immunità presidenziale e la carica di senatore a vita diverrà il prossimo dittatore. Stiamo parlando di un uomo al pari dei suoi amici Putin ed Erdogan, con la differenza che mentre questi sono in declino, l'Italia si sta preparando ad una forte dittatura pronta a tenere a bada con le manganellate tutta una generazione di precari e disoccupati che verranno ridotti in miseria. La classe media sarà destinata a sparire e il divario tra la fascia più ricca della popolazione e i miserabili diventerà di proporzioni inaccettabili. In questo momento è allo studio un sistema di riforma che in maniera demagogica per la gran parte della popolazione sembrerà democratico, tuttavia per gli schemi matematici sarà palesemente un inganno. Specialisti della statistica, della propaganda politica e professionisti della truffa stanno studiando un modello per rendere l'Italia un paese dittatoriale e poter così conservare integri i poteri della casta. Se l'inganno verrà smascherato per tempo, milioni di cittadini italiani si ribelleranno prima che sia troppo tardi e le riforme saranno gli italiani a farle. Diviana, la sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della ripetizione. Porca vacca.